Buongiorno a tutti, sono molto contenta. Oggi abbiamo un'altra giornata di dirette. Oggi abbiamo una giovanissima mezzo soprano. Sono molto contenta perché così abbiamo anche l'opportunità di parlare con persone che stanno affrontando, che possiamo dire non è sempre facile, anzi tutt'altro. Quindi, ciao! Eccomi, ciao Alessandra. Bene, Come stai? grazie. Sono più emozionata di una prima alla Scala, veramente. Beh, intanto sono molto contenta, come stavo dicendo, di averti qui perché, sai, ho avuto modo di parlare con molte persone, ma credo che Sì. sia anche bello, persone che magari sono all'apice della loro carriera, ma penso sia anche bello parlare con delle persone che stanno avendo delle cose, avendo dei traguardi importanti, eppure sono giovani e stanno lavorando sempre di più. Sì. Io sono molto contenta realmente di averti qui perché penso Grazie. hai tante cose da raccontare, tante persone si possono anche ritrovare in quello che stai vivendo tu, no? Sì. Quindi, intanto, dove sei? Come stai passando la quarantena? Allora, io sono a Milano, a casa dei miei, e devo dire che mi sono abituata un po' a vivere in quarantena. All'inizio non riuscivo a prenderla in modo sereno, poi mi sono detta, Caterina, o si soccombe o si cerca di trarre veramente il meglio anche da una cosa così inaspettata e così brutta, perché di certo non è una cosa bella, ecco. Sì, sono d'accordo, bisogna un attimo cercare di riutilizzare questo tempo. Maestro Esatto. Gianpaolo Bisanti, che vedo. E niente, intanto volevo partire un po', no? Come nasce la tua passione per l'opera? Raccontami un po' la tua storia. Allora, devo dire che è nata un po' in un modo casuale, perché io mentre ero al liceo, ho frequentato un liceo classico qua a Milano, così per occupare il tempo mi ero iscritta a un corso di recitazione al Teatro Carcano a Milano, ma non avevo nessuna idea di diventare attrice, era proprio così, l'ho fatto a caso per passare il tempo, per fare qualcosa di nuovo. E questo corso poi mi piaceva e diciamo che diventava sempre più intenso col passare degli anni. Le materie aumentavano, le ore di frequenza aumentavano, quindi io facevo il liceo e poi il pomeriggio barra sera andavo a scuola di recitazione. Scuola di recitazione che è durata tutti gli anni del liceo, quindi 5 anni. E all'ultimo anno del corso di recitazione si è aggiunto un corso di... Si chiamava impostazione vocale, se non sbaglio, e avevamo un'insegnante che ci insegnava a cantare. Lei era un'insegnante di musical, ma ci dava da studiare delle canzoni, per esempio di Giorgio Gaber, mi ricordo benissimo questa cosa. E la prima lezione lei si mise al pianoforte e ci disse di provare a fare dei vocalizzi. Allora, quando toccò a me, mi disse: "Ma tu hai studiato canto?" Io, "No, non ho studiato canto." "Ma perché da quello che sento saresti portata, secondo me, per il canto lirico." Io non lo so, no, non conoscevo il canto lirico, non ho musicisti in famiglia. Devo dire, mia madre è sempre stata appassionata di musica classica, ascoltava però direi per lo più sinfonica. Però non sapevo cosa fosse l'opera. Ma questa frase mi aveva folgorata e mi ricordo ancora la sensazione di euforia con la quale sono tornata a casa e ho detto: "Mamma, papà, mi hanno detto questa cosa, io voglio trovare un maestro di canto e vedere, cioè, come va, cos'è, come funziona." E così ho fatto, ho trovato un maestro bravissimo, e sono andata da lui a casa sua, mi ha fatto fare dei vocalizzi. E poi è nata così. Poi dopo il liceo io mi ero iscritta a filosofia, qua a Milano, alla Statale. Ho fatto un anno di filosofia e nel frattempo comunque avevo iniziato a studiare canto privatamente. E poi ho detto: "Beh, ma io voglio entrare in conservatorio." Allora ho mollato filosofia e ho iniziato il conservatorio, che poi ho finito e poi è arrivata la Scala, ecco, quindi è nata proprio dal nulla. Ecco. Hai citato la Scala, no? Sì.
Raccontami perché, io so perché, ma racconta un po' a chi ci sta seguendo perché hai citato la Scala, come sei arrivata da studentessa a comunque avere la possibilità di esibirti al Teatro La Scala? Sì, allora io dopo ovviamente il conservatorio ho iniziato a fare dei concorsi di canto, quindi mi sono un po' esposta anche sotto questo punto di vista e alla fine però volevo appunto fare anche un'accademia e quale più prestigiosa della Scala, quella della Scala, e quindi ho deciso di iscrivermi alle selezioni, che sono tutt'altro che facili, sono costituite da tante prove, non solo di canto, perché c'è anche la lettura a prima vista, c'era anche una prova di attitudine scenica, e quindi ecco, poi l'ultima prova era sul palcoscenico della Scala, visto ovviamente per la prima volta così a bruciapelo, però è stato bellissimo, bellissimo. Immagino tutti i giovani in quella che erano arrivati all'ultima prova davanti a questo teatro di questa Sì. comunque magnificenza. Sì, però devo dire che non mi ha fatto paura. Ho sentito che c'era lo spazio vitale giusto e guardavo il teatro ovviamente vuoto, c'era solo la commissione in mezzo alla platea e però sentivo come ho sentito anche tutta la storia che trasudavano quei palchi, quelle poltrone, il lampadario. E sentivo proprio un'energia bella, positiva, che non mi ha fatto paura, ecco. Ti ha caricato. Sì, molto, molto, sì. Poi sei entrata in Accademia La Scala e Sì. questa Accademia La Scala ti ha anche permesso di appunto di esibirti poi al Teatro La Scala con grandissimi nomi. Sì. E c'è qualcuno che in questo tempo che hai avuto modo di lavorare con questi grandi artisti che ti ha lasciato qualcosa che non dimenticherai mai, di indelebile? Sì, devo dire che c'è un cantante, ne posso nominare già un bel po', però ce n'è uno che veramente non dimenticherò mai ed è Ferruccio Furlanetto. Io ho avuto l'occasione di, diciamo, conoscerlo perché ho avuto la fortuna di poter partecipare al gala di Placido Domingo che hanno fatto a dicembre. Io facevo una piccola parte, ma già essere lì era bellissima, è stata una delle serate credo più belle che si potessero vedere in teatro. Ed eravamo un giorno a una prova e io ero, diciamo, sulla stessa linea, stavamo provando, quindi ero seduta sulla stessa linea del maestro Furlanetto e lui era seduto anche in una posizione un po' piegata in avanti e cantava così. Era il momento di prova, adesso non ricordo, forse l'aria era O tu Palermo, mi sembra. E devo dire che io mi sono venute le lacrime agli occhi perché non mi era mai capitato di sentir cantare in quel modo e quando lui canta le parole ti fanno vibrare la cassa toracica ed è una cosa incredibile. È come se sentissi Ferruccio, cioè è molto difficile da spiegare, però non mi era mai capitato con nessuno. E quella cosa non me la dimenticherò mai, cioè, non sono scoppiata a piangere anche perché eravamo alla prova, ecco, mi sono contenuta, però avevo proprio il magone, avevo proprio il magone e lì ho detto, ma cavolo, è così che si canta. E ha questa voce ricca, piena di colore, di vibrazioni che ti avvolge e veramente ti fa vibrare ed è bellissimo. Questo mi ha proprio tirato una staffilata incredibile. Sì. Sì, diciamo che hai sentito l'anima di questo Sì, grande sì, artista. sì, sì. E invece raccontami, no? E anche il cantare, essere cantanti d'opera è anche una cosa un po' strana, vista magari da Sì. lontani, no? Come lo spieghi questo tuo mestiere alle altre persone? Beh, sicuramente le invito a teatro perché poi vedono com'è, ma poi magari anche attraverso i social, qualche storia su Instagram, magari
faccio vedere, non so, un po' di retroscena nel camerino, cose di questo genere. Però ecco, per me è un mestiere, diciamo, normale, quindi io ne parlo sempre in maniera normale, ecco, perché per me non è un mestiere, anzi, cioè, è proprio la mia quotidianità. Ecco, sicuramente non è semplice perché ti porta a viaggiare tanto, a essere sempre sotto magari i riflettori, sotto anche al giudizio di questo, quell'altro, e il direttore artistico, e gli agenti, e il pubblico, e il melomane, cioè ce n'è di tutti i colori. Quindi, però è talmente bello che Ne vale. sì. Beh, hai parlato di giudizio. Proprio a riguardo di questa cosa, abbiamo parlato con altri artisti e abbiamo parlato molto di questa cosa del sentirsi, no? Anche giudicati, ma anche della comparazione, no? Molte volte succede, soprattutto anche quando si è giovani, come dici tu, nei concorsi, nelle competizioni, tu vedi tantissimi cantanti prima di te. Non è facile, magari No. anche conosci che qualcuno ha qualcosa più di te, no? Però come fai tu a rimanere sempre stabile e ferma? Devo dire che cerco sempre di più di pensare al mio, nel senso, gli altri avranno le loro qualità che sono meravigliose, però io ho le mie. Cioè, non bisogna dimenticarsi, perché spesso, secondo me, noi tendiamo a vedere, le cose che non vanno, i difetti, ma io in primis, cioè, mi riascolto e dico, ma porca miseria, ma qua ho fatto sta roba, non avrei dovuto, e chissà cosa pensano gli altri. Però in realtà, bisogna anche essere sicuri dei propri talenti, e non è facile, anche perché poi magari uno dice: ah, ma se penso questa cosa sono presuntuoso. Invece è giusto, secondo me, sapere anche i punti di forza, e questo, secondo me, aiuta tanto, a non cadere nei tranelli, delle invidie, delle gelosie, del timore, del giudizio degli altri. Essere sicuri di quello che si è, e mostrare quello che si è e che si ha, semplicemente. Assolutamente sì, io anche senza mai fingere, perché alla fine gli altri sono già stati presi, come dico sempre io. Esatto. Tieni quello che sei, che ti piace, che non ti piaccia. No, stavo vedendo che avevo dietro un cosino. Ok. E, no, volevo chiederti invece, proprio riguardo di questa cosa, che tu hai detto che è molto bella, penso che possa essere di ispirazione magari anche per tantissimi giovani che stanno facendo i loro concorsi, le loro audizioni, perché è molto importante. E invece, quali sono secondo te le tue armi vincenti? Ecco, io lo sapevo che sarebbe arrivata questa domanda. Allora, ma penso, la presenza scenica, cioè il modo forse di stare in scena, e il volume della voce. Ecco, diciamo queste cose. Poi è terribile dire queste cose, perché è vero che ci si sente subito sul piedistallo, presuntuosi, però mi contraddirei, ecco. Come hai detto tu, bisogna sapere le proprie armi Sì. vincenti. Sì, certo. Ma anche perché tutti ne hanno, ecco, se no. Certo, ognuno ha, diciamo, le sue armi vincenti e che sono ovviamente uniche. E volevo chiederti, tu hai trovato subito la tua vocalità o è stato difficile? Perché le voci comunque sempre importanti, oscure, tendenzialmente già i mezzosoprani o i soprani scuri non è facile sempre riconoscere da subito la vocalità. Nel tuo caso? Allora, nel mio caso è stata una scoperta più tardiva, perché io ho iniziato i miei studi da soprano e ci ho messo parecchio tempo a capire che non andava, c'era qualcosa che non andava, anche perché avevo veramente provato tutti i tipi di soprano, tutti, con il sovracco, poi avevo la voce molto estesa. E quindi arrivavo facilmente anche ai sovracuti, e allora mi dicevano canta la regina della notte,
Però c'era sempre il problema che di fondo io non mi sentivo, cioè non c'era mai un punto in cui dicevo, beh, dai, adesso non lo so, faccio un concorso. Non mi sentivo mai pronta. La mia voce ogni tanto se ne andava e dicevo, ma perché? Forse, poi infatti entravo spesso in crisi perché pensavo che, non, che forse non, il canto non fosse per me. Poi a un certo punto mi sono. Grazie anche all'aiuto di questo maestro con il quale avevo iniziato a studiare, e lui mi ha detto: Caterina, ma qua forse c'è qualcosa che non va, prova a cantare nella tessitura del mezzo. E io ho detto: ah, l'ho presa non tanto bene, devo dire la verità, perché ho detto: ma non lo so, ma adesso io tutto questo tempo ho studiato da soprano e adesso forse ho sbagliato, devo ricominciare da capo. L'ho presa proprio male. Poi piano piano ho iniziato ad avere delle soddisfazioni. Per esempio, anche mi avevano presa per fare Cherubino all'Opera Studio del Conservatorio di Milano e quello è stato il primo ruolo da Va bene. mezzo che ho cantato. Sì. E poi, non so, avevo vinto un piccolo concorso o avevo vinto un premio come migliore mezzo soprano e ho detto, beh, allora forse. O sono tutti scemi, o forse è la strada giusta, nel senso, ecco. E poi, ecco, ho capito che era lì che dovevo andare, e infatti non ho più avuto problemi. Tanti problemi che avevo quando cantavo da soprano sono spariti nel nulla, e quindi ho capito, è lì che dici, ok, sono sulla strada giusta. Certo, assolutamente. No, mi fa ridere che l'avevi presa male, nel senso, no, voglio Sì, il soprano! all'epoca mi sembrava proprio una cosa avvilente. Ma quanti anni avevi capito questa cosa? Allora, ne avevo circa 24-25, quindi non tantissimo. Il passaggio non è avvenuto così tanto tempo fa. Certo, e invece, come dicevi tu, no? I problemi sono svaniti. E il primo ruolo è stato il cherubino. Come ti trovi nei Sì. panni dei ruoli, diciamo, nei ruoli maschili? Allora, purtroppo è stato l'unico ruolo maschile che ho cantato, ma è veramente molto divertente e molto molto difficile perché ovviamente è impossibile, diciamo, sentirsi veramente un uomo perché essendo donna non possiamo davvero sapere cosa significa essere uomo, però è interessante esplorare così a naso, come potrebbe essere un ragazzino, così a quell'età, con quello stato d'animo, però spero di interpretare altri ruoli maschili perché è molto, molto, divertente, sì. Diciamo le donne sono un po' più melanconiche, un po' più di Sì. ruoli e comunque gli antravestiti devo dire che sono molto frizzanti di solito, no? Esatto, sì. E invece a livello di concorsi, ci sono dei concorsi che consiglieresti? Oppure cosa ne pensi tu a riguardo? Perché ci sono cioè, ogni persona ha veramente la sua idea su Sì, è questo concorso. vero. Un divario gigantesco. Tu cosa ne pensi? Io penso che se uno si sente pronto per buttarsi e fare un concorso, deve assolutamente farlo. Anche perché magari all'inizio è un po' traumatico, almeno per me, magari il primo concorso non ero pronta al 100%. Però capisci tante cose, capisci dove ti devi rafforzare, impari a gestire appunto anche il rapporto di competizione, quindi io penso che sia utile e devo dire che io non ho fatto tantissimi concorsi, però quello che mi ha dato di più anche dopo è stato il concorso Aslico a Como. Perché poi ho avuto occasione di lavorare con loro e si lavora benissimo e secondo me è veramente un bel concorso anche perché in giuria ci sono grandi personaggi del panorama lirico internazionale. Certo.
Invece, com'è stata la prima volta che da studentessa ti sei, hai avuto il tuo debutto in scala? Com'è stata l'esperienza? Allora, io ho debuttato l'anno scorso il ruolo di Annina, che è un ruolo da soprano. Poi vabbè, in realtà anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi su c'è scritto soprano, c'è scritto mezzo soprano. Io non sono tanto, cerco sempre di dire, ok, questa cosa la posso cantare, la mia voce si sente bene, chi se ne frega quello che c'è scritto, ecco. Poi comunque il casting manager che dell'anno scorso voleva una voce di mezzo soprano, quindi ecco, era anche una scelta sua, ma comunque ecco, è una tessitura proprio che può fare benissimo sia un mezzo che un soprano che chiunque. E tra l'altro veramente ho partecipato agli spettacoli più belli che la Scala mette in scena perché la Traviata di Liliana Cavani. Quindi era boh, indescrivibile e devo dire che l'emozione più grande l'ho provata nell'ultimo atto quando, quando io ero su un piccolo lettino e c'era la candela accesa e lì quando si alzava il sipario io ho sentito come un boh, non lo so, un qualcosa che scoppiava dentro e ho detto, cavolo, sei qui in questo momento e senti il respiro del pubblico. Non sono cose facili da descrivere, però allo stesso tempo non ero tesa, ecco. Devo dire che a volte mi è capitato di essere molto più tesa in altre recite, magari la prima. Andava liscia come l'olio, mi sentivo un drago e invece, magari non so, la quarta recita mi sentivo sulle uova o sentivo qualcosa di strano. Quindi è particolare, cioè veramente è sempre diverso, sempre diverso. Sempre Sì. diverso, sempre un po' incognita Sì. come Pavarotti, e Esatto. alla fine non sai mai quello che può succedere. Ed è bello così perché il live è anche questo. A Sì. proposito di live, cosa ne pensi della questione dello streaming che sta venendo fuori in questo ultimo tempo? Cioè, tu pensi che lo spettacolo dal vivo possa essere sostituito dallo streaming oppure no? Allora, sostituito no, perché perde proprio tutto, perde il rapporto fondamentale, cioè il teatro è quando c'è un pubblico e una persona dall'altra parte. Dal vivo. Se non c'è quello, si perde proprio tutto il senso del teatro, quindi sostituito direi proprio di no. Però diciamo che si può fare uno strappo alla regola, mettiamola così, e provare anche altri mezzi. Io ho visto l'altra sera il concerto del Maggio Musicale. Ci sono stati un po' di intoppi tecnici, però tutto sommato io ho apprezzato gli artisti che si sono messi a disposizione, la volontà comunque di farsi sentire, di fare musica, di essere sempre presenti. E questo è stato bello, innegabilmente bello. Poi che sia tutt'altra cosa sentire una voce dal vivo e in un telefono, in un computer, qua siamo d'accordo tutti, credo, ecco. Certo. Tra E tu? l'altro, noi stiamo sperimentando anche le lezioni online con l'Accademia. Sì. E è un po' difficile, però piuttosto che niente, si va avanti un po' come si può. Questo è importante, credo. Sì, e invece riguardo all'Accademia, qual è l'insegnamento più grande che ti ha lasciato fino ad ora l'Accademia? L'insegnamento più grande. Beh, direi che è quello che di non avere paura di mostrarsi per quello che si è, di lavorare sempre sodo con insegnanti che sono in grado di tirare fuori il meglio di te.
e sfruttare tutte le occasioni possibili e immaginabili per trarre, ecco, diciamo che è quello proprio di trarre tutto quello che puoi dalle occasioni che ti dà l'Accademia, perché veramente non so dove avrei potuto trovare occasioni simili se non fossi stata all'Accademia. Affiancare maestri che un tempo, cioè, mai mi sarei sognata neanche di conoscere. E questo sicuramente è molto, molto prezioso. Il materiale che ti offre, le occasioni che ti offre, sono le cose che devi veramente fare tue e ecco questo. Quindi tu sai anche per delle volte magari usare, sei più per l'usare, no? Anche magari se non sei, come dire, se sei, non ti senti, faccio un esempio anche con un concorso, no? Come hai detto prima, il primo concorso magari non eri pronta, però magari, dimmi cosa ne pensi riguardo di questo. Pensi che magari provare qualcosa, chiaro, non magari il teatro alla Scala come campo di prova, però magari rischiare, buttarsi un po', o sei per meglio un passetto alla volta. E diciamo che dipende anche un po' dalla situazione, perché magari, non lo so, in un'occasione mi sento che posso provare, che ne so, un'aria un po' più impegnativa e mi gioco quella carta, oppure c'è un altro tipo di concorso e dico, ma no, forse qui è meglio non fare troppo, fare un po' meno, ma senza rischi, diciamo. Quindi valuto un po' anche il tipo di situazione in cui andrò a trovarmi. Ecco. Sì. E tu come a livello no, di preparazione, come affronti uno spartito? Cioè da dove parti? Allora, io studio, allora dipende, alcune opere magari le conoscevo già e quindi ce l'avevo già nell'orecchio, però questo può essere un problema perché magari conoscendole già da dischi, insomma, perché ovviamente alcune cose ce le hai già nella mente. Rischi magari di fare tuoi degli errori o del, non lo so, qualsiasi cosa che in realtà non è scritto nello spartito e quindi di solito anche leggo il testo solfeggiando e questo mi aiuta a rimettermi, diciamo, in carreggiata, a dire ok, qua è così, qua è cos'ha. E poi ovviamente c'è tutto lo studio con il pianista, con l'insegnante anche di canto, che è fondamentale, ecco. E poi cerco magari delle attinenze col personaggio, ecco, cose così. Sì. A proposito di personaggio, volevo chiederti, invece, dimmi, faccio una domanda multipla, dimmi l'opera preferita, personaggio preferito e compositore preferito. Allora, questa domanda è tra le più difficili perché ovviamente chiunque non potrebbe mai scegliere un'opera sola. No, devo dirne, ma devo per forza dirne una perché me ne vengono in mente almeno tre. Facciamo tre, una, facciamo, dai, così. Allora, direi, vabbè, se dovessi rispondere una, diciamo Madama Butterfly, Gianni Schicchi e Falstaff e anche Otello, mi è scappato pure il quarto, non ce l'ho fatta. Forse il personaggio preferito Falstaff, compositore preferito, qua è ardua, perché io adoro Puccini, però se potessi telefonargli e dirgli che avrebbe potuto essere più generoso con i mezzi soprani, lo farei. Veramente, veramente. È stato un po' di manica, un po' strettino coi mezzi, però ecco. Quindi diciamo che non mi hai dato una risposta tra Verdi e Puccini, praticamente in realtà. Sì, no, è che forse istintivamente direi Puccini, però poi dico, ma cavolo, ma lui non ti ha scritto niente, e allora. No, in realtà è troppo difficile, cioè è veramente troppo difficile scegliere. Va bene, la va bene così. Per quanto riguarda, appunto, se avessi la possibilità di andare a cena con un artista del passato, con chi andresti? Per forza, un artista qualsiasi?
Nel magari un senso, po'. non per forza un compositore. No, non per forza un compositore. Beh, direi Franco Corelli, il tenore Franco Corelli, perché io ho una passione sfegatata per Franco Corelli, è la mia voce preferita in assoluto e sicuramente gli chiederei anche di cantarmi qualcosa dopo la cena. Ah, certo, Certo. soprattutto queste richieste già. Sì, no, ecco, avrei veramente voluto sentire la sua voce dal vivo, perché secondo me era una cosa incredibile. Sì, in Sì. quanto a bellezza, potenza, non ne parliamo. Poi a me piacciono le voci di un certo calibro e ho una passione proprio per i tenori. Cioè, io se dovessi rinascere vorrei proprio essere un tenore. Sì, lo so che è una cosa strana, ma davvero io adoro la voce del tenore. Sì. Fa molto ridere perché cioè, non so non in che modalità, però spesso mi hanno detto che come carattere sono un po' tenore, quindi non so se prenderla troppo bene Ma oppure. sì. Però ho qui una domanda che trovo interessante. Per invogliare un pubblico giovane, quale opere proporresti e perché? Cioè, che opere inviteresti magari un giovane a teatro? Allora, magari sceglierei, non so, così, poi probabilmente sto anche dicendo una cavolata, ma così a istinto magari è proprio una persona che non conosce l'opera, che quindi magari rischia anche di stufarsi, magari sceglierei un'opera breve. Per esempio, secondo me Gianni Schicchi sarebbe perfetta perché è frizzante, dura un'oretta. Veramente fa sbellicare dalle risate, la trama è semplice. E poi c'è un'altra opera che non è molto conosciuta, ma che io trovo meravigliosa e ci porterei tra l'altro anche dei bambini a vederla. Ed è un'opera di Ravel che si chiama L'enfant et le sortilège, che parla di questo bambino, anche questa dura un'oretta, ovviamente è in francese. È appunto la storia di questo bambino. Tra l'altro, l'enfant è un bellissimo personaggio ed è un mezzo soprano e mi piacerebbe da morire cantarlo. Be È un ruolo bellissimo. Quando fa, dico, Come? tu da mezzo soprano dici, io direi che bisogna farlo. Esatto. No, ma l'hanno fatta alla Scala qualche anno fa ed era stupenda. Appunto la storia di questo bambino che fa i capricci, la mamma lo mette in punizione e tutti gli oggetti della sua stanza prendono vita, quindi il divano, la poltrona, ed è un piccolo capolavoro, è musicalmente, è magico. E quindi anche quella, secondo me, è un'opera che è poco conosciuta, ma è proprio accattivante e secondo me sarebbe perfetta per nonostante appunto non sia un'opera magari iper mega famosa, però penso sia giusto anche buttare l'occhio da qualche altra parte, ecco. E a proposito di buttare l'occhio da altre parti, tu a te cosa ne pensi dell'opera contemporanea? Cioè, se a te proporrebbero delle opere contemporanee, tu le faresti? Dimmi un po' cosa ne pensi. Beh, sicuramente sì, mi ci butterei. Poi non sono per niente, diciamo, esperta, non so nulla di opere contemporanee, devo ammettere. L'unica volta ho avuto esperienza con una composizione di Luciano Berio qualche anno fa, accattivante, devo dire la verità. Quindi sì, se mi proponessero mi ci butterei perché è sempre un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo, un altro utilizzo della voce. E quindi sì, sicuramente mi ci butterei senza problemi. Sì, beh, intanto mi scuso perché prima ho sbagliato un congiuntivo, però Ah, dirlo prima, guarda, poi mi ha non c'è ricordato. problema. No, poi mi sono resa conto che avevo già parlato, no? Perché comunque fa sempre che parlare davanti a una. Certo, ma infatti io sono tesa, eh. Beh, intanto non sembra perché sei super preparata, sei super brillante, quindi è un piacere.
veramente un piacere. Invece, come definiresti la tua voce? Cioè, tu la senti in cambiamento? Come ti definisci proprio come vocalità? Allora, sì, io sento che sicuramente manca ancora un bel pezzo di sviluppo vocale, che penso sia normale perché comunque ci vuole il suo tempo, soprattutto per le vocalità magari di un certo tipo. Io sento, che la mia voce va verso un repertorio, diciamo, verdiano, ecco, come indole, come peso e tutto quanto. Però ovviamente tutto a suo tempo, tutto a suo tempo, questo sì. Però certo non sento che la mia voce è completamente sviluppata e sono a posto. Mancano ancora delle cose che non posso ovviamente forzare, arriveranno quando dovranno arrivare. Io le aspetto, sono paziente, le aspetto qua. La pazienza è veramente una grande virtù e ecco, quindi quando arriveranno, arriveranno e non mi farò cogliere impreparata. Ecco. Sarò pronta. E invece, riguardo per quanto concerne la tecnica, per te qual è la cosa più importante? Cioè, qual è la cosa sulla quale magari pensi che bisogna mettere più attenzione, sia per la tua vocalità che magari in generale? Beh, molto spesso mi ritrovo, parlo per me, magari non pongo abbastanza attenzione alla postura e magari mi ritrovo un po' con la spalla così, stile Gobbo di Notre Dame, la schiena un po' così e quello fa tanto, fa veramente tanto, perché poi nel canto le cose sono sempre millimetriche, veramente, però almeno per quanto mi riguarda, devo dire che a volte con la postura devo pensarci, perché magari mi ritrovo con la testa così, ecco, delle cose che non aiutano bene, l'emissione. Sì, invece avevo letto una domanda per te dal post e volevo che la domanda era: cos'è secondo te la cosa più importante che un artista deve avere per preservare nel tempo? Allora, io credo che sia la consapevolezza che beh, dobbiamo avere da soli, però anche penso attraverso una guida, cioè una persona della quale, che possono essere anche magari più di una, però di punti di riferimento che ci aiutino a capire se quella cosa va bene. A che punto siamo, su cosa dobbiamo stare ancora attenti, quindi proprio sapere in che momento siamo e se stiamo facendo la cosa giusta e migliore. Questo sì, penso sia questo. Certo, e mai qualcuno in teatro ti ha fatto sentire magari che eri come una giovane studentessa, magari sei posto in un modo che ovviamente non vogliamo sapere se c'è una persona, però se ti è mai successa questa cosa magari che li facessero sentire a disagio volontariamente, ecco. No, devo dire che non so se sono stata fortunata io, ma ho sempre lavorato in modo molto sereno. Magari ci sono persone con un carattere più severo, o un po' schive, che magari pensi, oddio, ma io a quel maestro magari sto un po' sulle scatole, non gli piaccio tanto, però situazioni di disagio, non ne ho vissute, non ne ho vissute. No, sto facendo mente locale, ma non direi proprio, non direi proprio. Poi a volte penso che siamo un po' noi stessi a metterci, perché magari saltano fuori delle insicurezze, a volte siamo noi stessi a crearci dei film mentali dicendo a pensare che tutti ce l'abbiano con noi, ma poi in realtà non è così. Poi in realtà non è vero, perché può anche succedere che veramente qualcuno viva in una situazione spiacevole, però fortunatamente no, non mi è successo e non so cosa farei se mi accadesse una roba del genere. Forse cercherei il più possibile di stare equilibrata,
di essere sicura di me stessa, di sapere che se sono lì è perché qualcuno mi ha voluta e quindi ecco, forse cercherei un po' di ignorare la cosa e di lasciarmela scivolare. Ovviamente non è facile, poi è sempre più semplice a dirsi che a farsi, ma comunque proverei a fare così. Certo, e invece per quanto riguarda la vita dell'artista, comunque fatto di viaggi, spostamenti, e pensi mai a magari in un futuro, dici io sono all'inizio della mia carriera, io voglio arrivare all'apice e mi toccherà sacrificare qualcosa? Ti è mai passato per la mente? No, devo dire di no, perché comunque penso che farei sempre quello che mi rende felice. Non... Certo, si fanno sempre dei piccoli sacrifici. Però non vorrei mai essere una donna infelice o insoddisfatta. Quindi cercherei comunque di, cioè, non è che ho la carriera davanti agli occhi e dico ah, basta, non esiste niente, non voglio niente. Carriera come unico obiettivo. Per me non è così. Per quanto ami quello che faccio, però non sacrificherei mai. Qualcos'altro che mi possa altrettanto rendere felice. Certo, penso che siano parole molto sagge, ti dire, perché non è semplice, soprattutto anche all'inizio, perché uno ha la consapevolezza che comunque ci sono delle rinunce, però Sì. credo che tanto saggio, come parlavo ieri con quella meravigliosa Anita, di comunque rimanere sempre attaccati anche alle cose importanti della vita, Sì. senza dimenticarselo mai. E invece volevo Esatto. chiederti, proprio appunto, io voglio sapere un po' di più di Caterina nella vita, com'è, cioè vorrei che ti descrivessi con 5 parole, ok, inizio a pensare, e poi mi dici un po' come vivi appunto magari la vita da persona normale, perché comunque siamo tutti persone normali, e poi questa differenza comunque di stare su un palco, ricevere gli applausi, ricevere i fiori, la gente che si fa le foto con te, e quindi questo dualismo. Partiamo dagli 5 aggettivi. Sì. Ti do tempo per pensare. Allora, il primo che direi è emotiva. 5 sono tanti, aspetta. Emotiva, a volte forse un po', non so se, con che aggettivo dirlo, ma a volte penso troppo, quindi non so come. Iperattiva mentalmente, non lo so, una cosa del genere. Forte, sensibile, decisa. Dai, direi questi cinque, sì. Belle. Adesso proseguiamo con la mia domanda del Sì. appunto di questo dualismo, diciamo, un po' tra palco e vita vera, no? Dove trovi il tuo balance? Allora, io devo dire che sono una persona abbastanza espansiva come modo di fare, però ho anche una dose di timidezza che magari a volte, in certe occasioni, mi fa, stare un po' un passettino indietro e magari sembro anche, non lo so, non so come si veda da fuori questa cosa. Ma magari nell'occasione, non so, il post, il, come si dice, il buffet post recita, magari me ne sto nel mio, non vado magari da chi di dovere a andare a stringere la mano, a salutare, e forse in questo dovrei un po' imparare a lasciarmi più andare, perché a volte faccio un po' fatica ad avere magari la faccia di tolla e andare a fare, parlare con Tizio, Caio. Public relations, ecco, quello un po' mi manca, nonostante appunto io magari poi sia espansiva, però in quei momenti, in quelle occasioni un po' mi salta fuori la timidezza, sì, che magari poi sul palcoscenico non ho, ma quando sono in quelle occasioni ogni tanto
barcollo e dico no, vabbè, dai, sto zitta, così non mi tolgo dall'imbarazzo stando zitta. Beh, invece è molto, io trovo molto carina invece questa cosa, perché comunque alla fine no, ogni persona che noi vediamo sul palco, immaginiamo sul palco, pensiamo che siano come invincibili, no? Anche e soprattutto Sì. quando si vede magari anche persone che sono arrivate all'apice e tu dici, ma e invece dietro c'è sempre una grande umanità e c'è sempre Sì. delle sicurezze, delle paure. Certo. Assolutamente così, perché ti racconto un po' che ricordo quest'estate che sono andata a salutare un caro amico Vittorio in camerino, ha una sua traviata, ma quanti ne avrà cantato? Io non lo so, era nervosissimo, nervosissimo. E mi ricordo che mi ha sorpreso perché comunque era veramente nervoso, cioè avevo visto altre volte, ma era Ci veramente credo. nervoso. Però e mi aveva lasciato completamente di stucco questa cosa, perché Ah, sì. cioè, è una persona molto spavalda, no? Quindi Sì. vederlo così timorito, insomma, mi ha fatto un po' che. Sì, Ed ma è poi così. devo dire che spesso è il prima dello spettacolo che ti rende un fascio di nervi. Il prima, cioè, so anche questa cosa, appunto, prima ho citato Franco Corelli. Io so che lui lo dovevano buttare letteralmente in scena perché lui non voleva andare in scena. Cioè, io capisco quella sensazione perché quando sei là ti sudano le mani, ti senti la gola secca e dici, oddio, ma qua adesso devo entrare. Poi, superata la quinta, sparisce tutto. Almeno, sì, sparisce tutto. Magicamente, sei lì nel tuo spazio vitale, tutto a posto. E fai quello che devi fare senza troppe smancerie, ecco. No, ma infatti mi fa molto ridere tantissimi artisti che ti Sì. dicono, ma fatto fare, però intanto sono lì Eh sì. che continuano nella loro Sì, io mi carriera. ricordo a settembre abbiamo fatto, come progetto Accademia, abbiamo fatto Rigoletto e io cantavo Maddalena, che finora è il ruolo, diciamo, più consistente che ho cantato ed è bellissimo. E tra l'altro Maddalena entra alla fine dell'opera, quindi tu stai tutto il tempo nei camerini da sola, perché insomma ero lì da sola nel mio camerino e dicevo, ma quanto manca, ma adesso deve entrare, non ce la faccio più, ma che ore sono, ma quanto dura questa opera, e non vedevo l'ora di entrare. E poi io praticamente dovevo apparire da dietro una finestra e mi ricordo tutto il tempo dietro la finestra con le mani che sudavano, perché pensi, oddio, magari e se si inceppa la finestra e non si apre, e se poi scendendo le scale per andare per fare l'entrata dalla porta, non lo so, mi si impiglia la gonna nello scalino, cioè pensi a tutte queste cose. Poi alla fine in realtà ovviamente va, insomma, no, possono succedere degli inconvenienti, però è vero che è sempre il prima quando sei dietro che non ce la fai, proprio non vorresti farlo, veramente. Però intanto alla fine è una cosa che ti riempie. È un po', possiamo dire, Esatto. è una sorta di droga, possiamo dire, no? Sì, assolutamente, è proprio una droga. Sì. Poi anche quando, devo dire, quando vado a teatro a vedere un altro spettacolo, quando sono spettatrice, ho sempre poi una voglia di cantare. Anche l'altra sera che ho visto il concerto del Maggio Musicale, mi è venuta una voglia di essere su un palco a cantare, a fare un concerto, qualsiasi cosa, è incredibile. Quindi sì, è proprio una droga. Eh sì, assolutamente. Volevo chiederti invece, tu che consigli ti senti di dare magari alle persone che stanno iniziando questa carriera? Allora, sicuramente di avere un bravo maestro e di ascoltarsi tanto, ascoltare se stessi, registrarsi e riascoltarsi, perché alla fine di tutto, noi dobbiamo essere i primi, diciamo, giudici di noi stessi, ma non in maniera cattiva, cioè, però capire e riuscire a sentire se quello che stiamo facendo va bene, è giusto o c'è qualcosa che non va,
o dobbiamo renderci conto se quel maestro non ci sta in realtà aiutando così tanto e magari va meglio un altro tipo di insegnante. Quindi ecco, secondo me veramente bisogna imparare ad ascoltarsi e non è facile perché tante volte noi certe cose di noi stessi non le sentiamo e non siamo in grado di capirle, però è importante veramente sapersi ascoltare per capire se siamo sulla strada giusta oppure no. Certo, e, ti chiedo, ti faccio l'ultima domanda, poi se ci sono delle domande, qualcuno vuole scrivere, rispondiamo con piacere. E, volevo chiederti invece, qual è stata la lezione più grande che ti ha proprio insegnato la musica e il palcoscenico? Beh, quella che ha qualcosa, ognuno che è sul palcoscenico ha qualcosa da, ha un talento, una storia, un aspetto di se stesso che emerge e che è una ricchezza per tutti gli altri. E secondo me questa è una cosa stupenda, poter vedere l'espressione, espressione intendo non l'espressione del viso, l'espressione proprio umana di una persona, e perché credo che sia una grande ricchezza per tutti quanti, cioè vedere, ma anche non so, guarda, osservare un artista che sta lavorando, osservare il macchinista che sta facendo quella cosa, osservare l'attrezzista, cioè è un'enorme macchina e ognuno con la propria personalità, la propria storia collabora a far funzionare questo meccanismo gigantesco che è il teatro. E credo che questa sia fra le cose più belle, cioè proprio vedere tutte queste persone, tutte queste anime con le loro storie, con i loro talenti che appunto mostrano, che appunto fanno funzionare, scusami, il teatro, ecco. È una cosa molto bella. Mi veniva in mente anche una cosa che sarei molto curiosa di sapere. Perché io ti vedo molto spontanea come persona e penso che sia una cosa molto bella. E ti auguro di rimanere sempre spontanea così come Grazie. me è una chiave vincente. Però volevo chiederti una cosa che non c'entra niente con il mondo dell'opera. Per dire, ci sono delle cose che hanno segnato delle parti importanti della tua vita, non lo so, dei libri, dei film, delle situazioni che ovviamente non niente di personale, perché giustamente. Devo dire che c'è stato un periodo del conservatorio dove c'è stato un click, grazie a un insegnante eccezionale, un insegnante di arte scenica, col quale però non facevamo l'arte scenica tradizionale, cioè, ah sì, allora io adesso canto, non so, la prima aria di Cherubino, mi metto lì e lui mi dice: ah, fai così, fai cos'ha. Non era così. Facevamo un lavoro, tra l'altro questo maestro ha un nome e un cognome, si chiama Pasquale D'Ascola, ci tengo a dirlo perché è stato fra i più grandi insegnanti che io abbia avuto. E con lui sperimentavamo veramente tante cose, ci faceva anche lavorare con le maschere. Ci faceva imparare a memoria e recitare delle poesie, faceva degli incontri con dei personaggi tipo doppiatori, aveva invitato un suo amico filosofo, cioè veramente un maestro, una guida a tutto tondo e che mi ha fatto, diciamo che è come se lui mi avesse messa davanti allo specchio. Perché ero ancora un po' una bambina, non so come dire, e invece lui mi ha fatto, attraverso appunto le sue lezioni che erano bellissime, mi ha fatto aprire, mi ha fatto maturare, mi ha fatto fare de degli scatti, di qualità. E quindi lui devo dire che è una persona a cui devo proprio tanto, tantissimo. Sì. E ha segnato proprio un'evoluzione nella mia personalità, ecco, in quello che sono. E cosa sogni cosa sogna Caterina per il suo futuro? Ho detto Caterina perché
una cosa un po' tutto tondo, no? Perché Caterina non è artista, è donna, è amica, è tante cose, no? Beh, io vorrei sicuramente essere in grado di saper gestire tutto quello che la vita mi porrà davanti, sia in positivo che in negativo, perché ovviamente ci saranno anche delle cose difficili da gestire, ma spero di avere sempre la forza e la determinazione di dire io ce la faccio. Me la caverò in qualsiasi situazione, sarò sempre all'altezza e se non sarò all'altezza lo diverrò. Questo. Beh, io penso che hai detto delle parole bellissime e io con queste parole ti saluto e ti ringrazio. Io ti auguro Grazie cuore, spero che quando passerò da Milano ti potrò salutare mille. Senz'altro. e ti auguro veramente che la tua carriera possa splendere in una maniera lucente, perché non è un caso che abbiamo voluto fare questa conversazione, perché Opera Life, io parlo a nome di Opera Life, crede in Caterina, quindi toi toi toi, in bocca al lupo per tutti. Grazie, grazie davvero. Tra l'altro questa era la mia prima intervista, quindi rimarrà sempre qui, veramente. Senta, sono contenta perché penso che giovani come te meritano e bisogna dare voce e alzare la voce per giovani come te, che secondo me sono il nostro futuro. Quindi ti ringrazio e ti invio un grazie. Un Grazie abbraccio. a te e grazie a tutti quelli che hanno seguito. Ciao, grazie.